Per Sato Quotidiano siamo con il signor Alberto del Pastificio Elite. Signor Alberto, un bilancio di queste festività che sono insomma al termine? Il bilancio delle festività più o meno è stato positivo perché comunque abbiamo incrementato nei prodotti artigianali quest'anno facendo degli agnolotti farciti particolari di spigola orata con i gamberetti, poi abbiamo fatto anche delle cartellate che sono un pezzo forte del Pastificio Elite, in quanto rimandiamo veramente in tutta Italia a tutti i foggiani presenti in Italia, e comunque alla fine non ci lamentiamo, diciamo che bene o male abbiamo rispecchiato il Natale dell'anno scorso. Un pensiero un po' sull'economia della città di Foggia, come vanno le cose? Io purtroppo vedo Foggia sempre male, però io spero sempre in meglio, spero anche nell'aeroporto che comunque è stato fatto un passo avanti, spero in iniziative future che portino giovamento alla nostra città e ai ragazzi. Quindi signor Alberto c'è comunque tanta speranza. Certo. Senta, per quanto riguarda invece il periodo Covid, insomma è stato un periodo un po' duro, sembra che sia passato questo momento. Ma non ancora del tutto, perché comunque abbiamo avuto incrementi di luce, gas, che comunque hanno portato quest'anno a veramente a fare dei sacrifici notevoli per andare avanti. Quindi diciamo questo ha pesato molto comunque sull'attività. Sull'attività, sì, certo. Si spera che anche questo momento, insomma. Speriamo che passi anche questo momento, perché comunque sta diventando veramente pesante, perché comunque gli aumenti non si fermano mai, sono sempre presenti, ogni giorno aumenti e speriamo che si fermi. Magari una richiesta alle istituzioni un po' più, diciamo, di attenzione, sì, di vicinanza. Le istituzioni comunque alla fine possono e non possono, perché comunque il mercato non lo gestiscono le istituzioni. Cioè alla fine possono aiutarci nelle utenze, possono aiutarci in qualcosa, ma più di tanto non è che possono fare. È una questione internazionale, esatto, diciamo. Purtroppo sì. Ok, grazie signor Alberto, grazie e voi, buon anno. Anche a voi, buona giornata. Salve. Per Stato Quotidiano siamo con Giuseppe De Lillo, titolare di Arredamenti De Lillo. Un bilancio su queste festività, la clientela come ha risposto? Allora, considerando il periodo, considerando le difficoltà economiche che al momento stiamo vivendo tutti, devo dire che tutto sommato non è andata male. Un anno è l'ultimo periodo comunque che anche rispetto a quello che è stato col Covid, post-Covid, siamo ad oggi, stiamo un attimo un po' riprendendo il mercato che avevamo perso. Soffermiamoci un po' sulla questione Covid. Sembra che pian piano, insomma, ne stiamo uscendo da questo problema, anche dal punto di vista commerciale. Sì, diciamo che al momento la situazione si è standardizzata. Si è tornato a lavorare, non dico sui fatturati degli anni precedenti, comunque con dei fatturati che ci riescono ancora a dare la possibilità di contenere i costi e i benefici. Per quanto riguarda la questione energetica, è una piaga importante, cosa ne pensa? Allora, considerando la mia attività che è ridotta nei metri cubi, nei metri quadri, credo che probabilmente pagare 340 euro di bolletta mi sembra un po' esagerato, e comunque voglio dire, speriamo che con questo nuovo governo le cose possano cambiare, ma non vedo ancora nessun risultato. Quale può essere il ruolo delle istituzioni, della politica, per insomma cercare un po' di tamponare questa situazione dal punto di vista energetico? Allora, la politica, a mio parere, a mio giudizio, è assente.
è assente completamente, perché vedo delle grossissime difficoltà nell'ambito proprio organizzativo e anche di quello che è il mercato fuori, perché io, sentendo i miei fornitori, anche loro stanno subendo molto la situazione del costo energetico. Lei è da tantissimi anni che è nel settore, cosa ne pensa un po' del piccolo commerciante, della piccola attività? Insomma, in questo periodo come stanno vivendo, insomma, questo momento storico? Allora, il servizio che offre il negozio di vicinato, nessuna grande distribuzione, nessuna grossa distribuzione non può offrire, assolutissimamente. Chiaramente il contatto diretto umano con la clientela, il rapporto post vendita, il rapporto d'amicizia che si instaura, il rapporto diretto, quello che non potranno mai e poi mai offrire le grosse distribuzioni. Un pensiero sulla situazione del commercio a Foggia? Foggia, se non si attua il piano di zona commerciale, probabilmente qui sarà sempre una confusione. Vedere attività una vicina all'altra, vedere attività, anche se le leggi della liberalizzazione hanno permesso di aprire ovunque, però un certo contenimento, una certa attenzione alla qualità delle attività che nascono non sarebbe male. È fiducioso eventualmente in una prossima amministrazione potrebbe risollevare le sorti un po' della città, anche dal punto di vista commerciale sicuramente. Come la vedo io, ci vuole un sindaco che sia capace di essere imprenditore e non un sindaco che sappia leggere solo le carte. Quindi, diciamo, più una figura, se vogliamo, commerciale, tecnica, con una persona che vive il mondo quotidiano, che vive le attività, che vive commerciali, che vive quelle che sono le problematiche dei cittadini. Certamente chi sta seduto a una scrivania e chi solo scrive e quant'altro non va bene. Per quanto riguarda, diciamo, le figure tecniche prestate alla politica, potrebbe essere anche un po' una sconfitta della politica? Certo. Possiamo considerare tale? No, sarebbe una grande vittoria, perché solo così chi si presta alla politica da commerciante o da imprenditore sarebbe una grandissima soddisfazione per la città, perché guarda avanti e guarda in prospettive di crescita e non certamente di guardare solo le attività che gli sono vicine. Grazie e auguri di buon anno. Grazie. Per Stato Quotidiano, Pasticceria Battaglini, siamo con il titolare Massimiliano Battaglini. Un po' il punto della situazione su queste feste che ormai volgono a termine. Sì, che dire, quest'anno dalle prospettive, diciamo, negative che ci si aspettava, siamo riusciti ad andare avanti con tutte le problematiche tra il Covid e tutto il resto, abbiamo fatto degli ottimi punti. Quindi, insomma, alla fine è un bilancio positivo malgrado tutto. Sì, positivo in base alle aspettative che non erano, diciamo, delle più rose da immaginarsi. Ha citato il periodo Covid, diciamo, sì. Ne stiamo uscendo fuori, cosa ne pensa? Sì, fortunatamente anche in base all'educazione, diciamo, di tutti, stiamo riuscendo a venirne fuori per bene. Senta, per quanto riguarda invece la questione energetica, un po' questo caro energia, lei come imprenditore, insomma, cosa ne pensa? No, la caro energia ha dato un pugno negativo, mettendo in ginocchio quasi tutte le attività, come anche la nostra, perché abbiamo dovuto ridurre qualsiasi tipo di spesa o comunque qualsiasi tipo di situazione a livello energetico. E ci siamo trovati in difficoltà, perché passare da un punto a un altro ci sono state delle spese che nessuno si aspettava. E adesso come valuterebbe un po' la situazione della questione energetica? Anche lì, diciamo, forse ci saranno, diciamo, degli spunti positivi, anche lì si apriranno degli spiragli. Questo ce l'auguriamo, adesso non sappiamo, si è, diciamo, calmierato un po' lo spreco, anche se a livello energetico ci sono ancora questi altissimi costi che ci impedisce nel poter offrire dei prodotti a prezzi vantaggiosi per la clientela. Per quanto riguarda invece le istituzioni, secondo lei qualcosa in più si potrebbe fare, diciamo, a livello generale? Sì, ma alla fine si potrebbe sempre fare qualcosa di più se si ha il supporto, diciamo, devono guardare alle esigenze di ciò che veramente ce ne sia di bisogno, cioè dalla popolazione alle imprese. Un po' più di vicinanza, diciamo, sì, alle imprese. Sì. Ok, senta, guardi, invece per quanto riguarda la città di Foggia, un pensiero sulla situazione attuale, anche dal punto di vista commerciale? La situazione spero che possa essere
in crescita come tante situazioni, quindi anche dall'aeroporto e da quante altre cose. Spero che la cittadinanza di Foggia possa essere sempre positiva nel migliorare le cose. Lei ha intenzione di investire ancora? Sì, noi abbiamo fatto anche un altro investimento e tra un po' ci sposteremo in un nuovo punto vendita più grande, in modo da offrire alla clientela maggiore soluzioni, maggiori cose. Quindi insomma un'attività che crede ancora fortemente nella città? Sì, io credo sempre nella città di Foggia e credo sempre anche nel mio lavoro, che possa essere una cosa positiva anche per i foggiani stessi. Grazie e buona giornata. Grazie a voi.